Presidente, grazie. Io ieri, in risposta all'intervento del senatore Malan, io ieri avevo l'onore di presiedere la Commissione Agricoltura per la relazione del Ministro sulle linee programmatiche. E devo dire che non ho visto tutta questa gravità. Sicuramente la dialettica si è un po' accesa in quel determinato momento, ma frutto anche del calore con cui il Ministro, credo, esponeva il suo corposo programma. A difesa del Ministro, anche se assolutamente non ne ha bisogno, devo dire che ha sempre dato fino ad oggi ampia disponibilità, non solo in questi primi mesi di governo, ma anche per il prossimo futuro. L'ha detto tranquillamente e in maniera esauriente in Commissione. Ogni qualvolta c'è un problema, anche su temi specifici, io arriverò in Commissione a spiegare quali sono le linee programmatiche del governo e le possibili soluzioni a eventuali problemi del mondo dell'agricoltura. Quindi grande disponibilità da parte del Ministro fino ad oggi e anche in futuro. Sui fatti io credo che a volte anche il calore politico ci porta a volte anche ad avere comportamenti che magari in un determinato momento possono non essere consoli all'aula istituzionale in quel momento si è, però questo fa significare il fatto che ci tiene veramente alla questione agricoltura, ci tiene veramente alla soluzione dei problemi. Io credo che si possa tranquillamente, mi rivolgo sia al senatore Malan che al senatore Battistoni, risolvere la questione tra gentiluomini qui in quest'aula del Senato o eventualmente nelle sedi opportune. Per quanto mi riguarda, da Presidente della Commissione, ritengo che l'incidente sia possibile chiuderlo qua, anche perché dobbiamo occuparci sicuramente di temi ben più importanti. Il mondo dell'agricoltura, lo sappiamo, è in difficoltà. Continuiamo a parlare di agricoltura, che credo sia la questione che più interessa ai nostri agricoltori e a tutti i cittadini. Grazie.